Buonasera e bentornati al nostro consueto appuntamento con Giallo Toscana. In questa puntata ci occuperemo di tre casi. Il primo, per uno strano e terribile destino, nella settimana del 1° maggio, festa dei lavoratori, un anno fa si consumava la tragedia e la morte di Luana Dorazio, la giovanissima operaia che fu schiacciata da un orditoio nel Pratese, a Oste di Montemurlo, e quindi racconteremo un po' gli aggiornamenti sul fronte giudiziario, ma ritroveremo anche un po' a fare le fila di tutta la storia. Poi un secondo caso che in fin dei conti è abbastanza vicino dal punto di vista della cronaca alla morte di Luana Dorazio, perché si parla di lavoratori al nero. C'è stata una maxi inchiesta in Maremma con centinaia di braccianti che appunto venivano utilizzati proprio al nero. Infine, nella giornata di mercoledì, al processo d'appello bis per la strage di Viareggio, è stato il momento delle richieste da parte delle parti civili. Tutto questo a Giallo Toscana, ma partiamo, e dedicheremo molto spazio a questo, alla morte di Luana Dorazio un anno fa. Intanto il servizio d'aggiornamento di Nadia Tarantino. 3 maggio 2021, 3 maggio 2022, un anno dalla morte di Luana Dorazio, la mamma di 22 anni risucchiata dal macchinario al quale stava lavorando nell'orditura Luana a Oste. Fu un abbraccio mortale, l'orditoio, manomesso, come dice l'inchiesta della Procura, per poter funzionare anche a dispositivi di sicurezza disinseriti, si prese l'operaia e la uccise schiacciandole i polmoni. È stato questo l'unico infortunio mortale sul lavoro avvenuto nell'area pratese nel 2021. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone per omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. Si contano però tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno altri 152 incidenti sui luoghi di lavoro e 4 malattie professionali. Lesioni colpose all'ipotesi di reato mossa nei confronti degli indagati, e poco importa che si tratti di lesioni più o meno gravi, il dato è che ogni 2 giorni e mezzo un lavoratore è stato vittima di infortunio. Nell'elenco del 2021, dice il procuratore Giuseppe Nicolosi, anche 593 notizie di reato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro scaturite dai controlli nelle aziende. Violazioni di ogni tipo, nella maggior parte dei casi risolte con l'adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione. Le 593 notizie di reato hanno riguardato 349 indagati cinesi, 119 italiani e il resto di altre etnie. I numeri nel territorio di nostra competenza sono altissimi, il commento del procuratore, ma altrettanto consistenti sono quelli in termini di risposta da parte degli organi ispettivi e del mio ufficio. La forza messa in campo dopo i 7 operai morti nel rogo della confezione Teresa Moda e mantenuta successivamente è impensabile in altre realtà italiane. Sono 44, 3 dei quali in forza alla Procura, gli ispettori ASL del progetto Lavoro Sicuro destinati alla provincia di Prato. I loro controlli qualche volta servono a rafforzare le inchieste sullo sfruttamento dei lavoratori. Uno degli indici per contestare lo sfruttamento è appunto il lavoro in condizione di minorata sicurezza. La cultura della sicurezza deve fare un salto di qualità, ancora il procuratore. È importante che l'imprenditoria assorba il concetto che la sicurezza non è un costo ma un guadagno, non è uno spreco ma una risorsa. Questo dunque è il servizio di Nadia Tarantino con le parole del procuratore di Prato Nicolosi. Buonasera all'avvocato Filippo Belagamba. Buonasera Vittorio, buonasera agli spettatori. Buonasera all'avvocato Massimiliano Manzo. Buonasera Vittorio, buonasera a chi ci segue. Buonasera e bentornato a Giallo Toscana al direttore di notizie di Prato Claudio Vannacci. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, se mi consentono gli amici della squadra di Giallo Toscana, partirei proprio dal direttore, perché questo era il servizio, Claudio, di aggiornamento. Per uno strano destino, dicevo in apertura, proprio nella settimana del 1° di maggio. Sì, l'infortunio venne appunto pochi giorni dopo il 1° maggio, che l'anno scorso non fu celebrato per la pandemia. Qualche settimana dopo fu svolta in Piazza delle Carceri, luogo dove di solito si conclude il corteo del 1° maggio a Prato, invece una manifestazione dei sindacati, appunto per chiedere maggiore sicurezza proprio sulla scorta della tragedia di Luana Dorazio. E mi piace perché ora la tragedia di Luana ha preso una natura
una rilevanza nazionale e sicuramente comporta il fatto che fosse una giovane madre, che avesse un bambino piccolo, la giovane età, però sempre nel, non a Prato perché lì era a Montale, ma sempre nel distretto tessile pratese, poche settimane prima della morte di Luana Dorazio era morto un altro giovane, un ventenne, si chiamava Sabri Jaballà, era di una famiglia tunisina e anche lui morto mentre lavorava. Quindi diciamo ci sono stati questi due ragazzi di 20 anni, quindi proprio giovanissimi, che stavano lavorando, quindi stavano facendo quello che insomma uno fa per vivere, per aiutare la famiglia, nel caso di Luana per crescere il figlio piccolo che aveva, nel caso di Sabri Jaballà aiutava la famiglia, aveva due fratelli più piccoli, e quindi grazie al suo lavoro riusciva anche a farli studiare. E, insomma, sono stati due casi abbastanza eclatanti. Avvocato Bellagamba. Sì, guarda Vittorio, stavo pensando proprio a due profili. Uno, l'interferenze fra lo sfruttamento dei lavoratori e gli infortuni sul lavoro, perché in effetti il legislatore ha costruito la norma sul caporalato, di cui poi parleremo, individuando degli indici sintomatici dello sfruttamento, fra i quali la violazione delle norme in materia di sicurezza. E quindi sono due temi che si interfacciano e sono, si compenetrano. Dall'altra parte, un po' per noi che facciamo questo lavoro, cioè di avvocati, e quindi vediamo nelle aule di giustizia frequentemente, direi molto frequentemente, procedimenti in materia di omicidio, lesioni colpose derivanti da violazione in materia antinfortunistica, ecco, sorge un interrogativo, perché in effetti da un lato ci sono molti procedimenti, ci sono moltissime condanne, perché essere assolti in un procedimento per infortunio sul lavoro per un avvocato è un successo straordinario, perché succede molto raramente, e quindi c'è da un lato un'attenzione forte anche della giustizia nei confronti di questi fenomeni, però dall'altro continuano ad esserci dei numeri incontrollabili, cioè anche nel servizio si è ben appurato come in effetti queste violazioni persistano. Quindi sembra un po' distonico, perché anche la giurisprudenza è molto rigorosa, direi graniticamente rigorosa, per cercare di censurare questi comportamenti. Sì, questo è vero, tra l'altro c'è da dire che proprio condotte esorbitanti da parte del lavoratore, e sono rarissime le sentenze in cui si arriva poi ad una soluzione, perché viene ritenuta appunto esorbitante la condotta colposa del lavoratore, escludendo quindi una responsabilità da parte del datore, ma bene che se ne parli, ecco Vittorio, questo è molto importante. Infatti credo che sia fondamentale che tu dia sempre spazio a questi casi così gravi di cronaca. Mi ricordo ci furono anche quasi delle critiche, no? Dicendo si parla tanto di Luana, si parla meno di altri casi, se lo ricorderà il direttore. Sì, certo. Però invece sono critiche a mio avviso sbagliate, perché un singolo caso può essere comunque un esempio, certo, e un simbolo, certo, no? Di tutte le morti o le lesioni sul luogo di lavoro, che ovviamente, come spiegava bene Filippo, in certe condizioni di sfruttamento, di caporalato, di manodopera che viene fatta lavorare in condizioni di sicurezza scarsissima, quando addirittura non in casi con macchinari modificati ad arte per poter arrivare a maggiori profitti o celerità nelle lavorazioni, è chiaro che un simbolo, un caso, può diventare un baluardo per la sicurezza. Allora, se la regia è d'accordo e siete d'accordo anche voi, abbiamo recuperato alcuni servizi che abbiamo mandato in onda sia al TG regionale che a quello dedicato a Prato, e sono le prime dichiarazioni, quasi purtroppo a poche ore da questo terribile incidente, della madre di Luana. Sentiamo. Diventano due gli indagati per la morte di Luana Dorazio, la mamma di 22 anni di Agliana, inghiottita dall'orditoio al quale stava lavorando. Sul registro delle notizie di reato, insieme a Luana Coppini, titolare dell'orditura Luana con sede in via Garigliano a Oste di Montemurlo, è stato iscritto anche l'addetto alla manutenzione del macchinario. Le ipotesi di reato mosse dagli inquirenti sono le stesse per entrambi: omicidio colposo e rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.
lavoro. Un'accusa quest'ultima scaturita dai primi accertamenti sull'orditoio che si è portato via la giovane operaia, privo pare, della saracinesca di protezione destinata a prevenire ciò che invece si è verificato lunedì. Gli avvocati Alberto Rocca e Barbara Mercuri sono stati già contattati e nominati per occuparsi della difesa degli indagati. Gli avvisi di garanzia sono un atto dovuto per consentire lo svolgimento di una serie di accertamenti utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e l'esatto motivo per il quale l'orditoio non si è fermato nel momento in cui ha avvertito un'anomalia nel ciclo della lavorazione, il funzionamento del sistema di protezione e il suo utilizzo. Al lavoro i tecnici della ASL e i carabinieri che, coordinati dalla procura, hanno sequestrato, oltre a documenti e registri, due orditoi, quello nel quale è rimasta intrappolata la 22enne e un altro identico. Una decisione dettata appunto dalla necessità di fare una comparazione per ricavare informazioni sulle modalità di produzione dei macchinari. Allora, poi la storia ci insegna, Claudio, che gli indagati sono diventati tre, dicevamo in apertura. Sì, sì, non era il servizio che avevi chiamato, cioè quello con la madre. Sì, qui si dava conto di due indagati, nel primissimo momento, che erano la titolare appunto dell'orditura, Luana Coppini, per un gioco del destino, lo stesso nome di battesimo della vittima, e il tecnico manutentore Antonio Cusumano. E successivamente è stato individuato nel marito di Luana Coppini il presunto, insomma, titolare di fatto dell'azienda, quindi è stato indagato anche lui, quindi in questo momento gli indagati sono tre. Allora, Filippo, il nodo sta sulle responsabilità, mi pare di capire. Vogliamo rifare un po' di riassunto? Allora, sì, qui abbiamo una ipotesi di reato che è un po' particolare, perché di solito ci si accontenta, tra virgolette, di una violazione, di una prescrizione, quindi di una norma contravvenzionale inserita nel testo unico in materia di infortuni sul lavoro, da cui poi deriva l'evento, che può essere morte o lesioni. Qui invece la peculiarità sta nel fatto che vi è un reato doloso che viene contestato unitamente a quello colposo di omicidio, e cioè il fatto di aver volutamente rimosso un presidio, e il che avrebbe poi comportato come conseguenza evidentemente la morte, il che aggrava fortemente le responsabilità qualora questo fosse verificato. Però abbiamo visto che in fase di indagine, insomma, c'è stata una consulenza tecnica dalla quale sembra emergere questo dato, e questo dato ovviamente crea grossi problemi alla difesa. Per quanto attiene invece alle responsabilità, nell'ambito di infortuni sul lavoro esiste non solo la figura formale dell'amministratore o datore di lavoro, che formalmente è colui che, diciamo, dirige la società come amministratore di diritto, ma esiste anche la figura del datore di lavoro di fatto, cioè di colui, come diceva bene il direttore, che può essere indagato o imputato perché di fatto esercita le funzioni corrispondenti a quelle che vengono invece in realtà demandate formalmente ad altro soggetto. Quindi l'indagine si è estesa a colui che sembrerebbe essere il soggetto che si occupava effettivamente della sicurezza sul lavoro. Allora, ci torneremo subito dopo il break, ancora con questo ricordo di Luana D'Orazio a Giallo Toscana. Crescita, accoglienza e valorizzazione delle capacità di ognuno. Le parole d'ordine che ogni giorno guidano la nostra passione. Perché fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere. Aiutaci ad aiutare. Dona anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Opera Santa Rita. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Hai l'auto fuori gioco? Non relegarla in panchina, rimettila in campo con Autodemolizioni Leporatti.
il più vasto assortimento di ricambi usati che ti salva in corner. Se invece pensi che per la tua auto sia l'ultima stagione e non vuoi più ripararla, portala da noi con tutti i documenti e chiudi la partita. Per demolizioni e cancellazioni dal PRA di autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, caravan, rimorchi e mezzi agricoli, Autodemolizioni Leporatti, in via Ceppeto 30 a Lamporecchio, Pistoia. Autodemolizionileporatti.com. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Eccoci tornati in studio, alle nostre spalle l'immagine di Luana Dorazio, scomparsa praticamente un anno fa in quel terribile incidente di Oste di Montemurlo. Abbiamo recuperato il servizio con le parole della madre, un servizio a poche ore da questa tragedia, ve lo proponiamo subito e poi lo commentiamo in studio con gli ospiti. Al figlio di Luana Dorazio, che ha 5 anni e mezzo, su consiglio del pediatra è stato spiegato nei modi appropriati cosa è successo alla sua mamma. Il delicato compito, racconta la nonna Emma, è toccato alla mia migliore amica, che gli ha detto come si può fare con un bambino di quell'età, che la sua mamma non tornerà, che è volata in cielo. Lui prima si è sdraiato sul letto a piangere, poi mi ha chiesto se pregando Gesù la farà tornare. Mi ha chiesto ieri sera, perché sa che io prego, me lo mette lui il canale 145 di Padre Pio. Mi dice: nonna, vieni, ma se io prego tanto Gesù, me la ridà la mamma, me la manda qua giù. Gli ho detto no, perché non lo può fare. Allora è cattivo? Ho detto no, amore. Ho detto guardalo, sì, lui c'ha tanta bua, tanto sangue. Ho detto, ma se potesse te la ridarebbe, lui non è stato lui. Ho detto, tu non ti preoccupare, la tua mamma ce l'ha nel tuo cuoricino. Mi ho fatto mettere la manina, ho detto, come senti che sia il battito? E lei. Sua figlia era una ragazza madre, si è fatto vivo il padre in questi giorni? No, non si è mai fatto vivo, mai dall'inizio, sicché solo riconosciuto i primi tempi e poi basta, non ha rispettato quello dell'affido esclusivo di fare tutto il resto, mai, mai. Un ricordo straziante, Claudio, di questi momenti sì. Terribili, no? Sì, tra l'altro qui eravamo proprio, diciamo, a poche ore dal fatto, particolarmente anche commovente il bambino, insomma, che chiede se pregando magari la mamma Gesù gliela può restituire. Tra l'altro, se, per tornare anche all'attualità, se mi permetti, quando parlava in chiusura di servizio la madre di Luana, dei rapporti con il padre naturale del bambino, che è un ragazzo che abita in Calabria, che ha riconosciuto il figlio, ma poi, almeno a quanto dice la famiglia di Luana, poi se ne è disinteressato. Ora questo apre un procedimento, diciamo, parallelo a quello sul processo sull'infortunio, perché in apertura di udienza preliminare, che è stata circa un mese fa, inizio aprile, poi subito rinviata a settembre per l'impedimento di uno dei legali, si è presentato anche il padre naturale con un avvocato, chiedendo di essere parte civile nel processo in rappresentanza del figlio. Stessa richiesta fatta anche dal nonno materno, che è in questo momento il legale custode, insomma, come tutore, il tutore legale del bambino. E credo, insomma, gli avvocati poi mi correggono se sbaglio, che però la parte civile in questo caso, cioè rappresentare il bambino, può essere solo uno dei due. E quindi si è innestato questo problema con una richiesta fatta al Tribunale dei Minori di Firenze di revoca della patria potestà nei confronti del padre naturale. Giriamo subito l'argomento ai nostri avvocati. Filippo Belagamba.
No, la parte civile si può rappresentare una, è il problema del difensore, non del costituirsi parte civile. Per il bambino, cioè il bambino viene rappresentato o dal... Questo, cioè, in una logica ordinaria entrambi i genitori hanno titolo per legittimazione per vantare un risarcimento danni derivante dal reato, visto che diciamo, sono entrambi genitori naturali. Ora qui il problema che si interseca è che questo padre ha riconosciuto il figlio, ma poi non ha mai fatto quello che un padre dovrebbe fare, immagino anche mantenerlo da un punto di vista economico, e quindi il nonno e la madre si sono lamentati del fatto che questo non avrebbe titolo per chiedere un risarcimento danni, visto che non ha mai adempiuto agli obblighi. Quindi io credo che abbia ragione Filippo, che qui il problema sia proprio di legittimazione del padre, diciamo, assente, perché poi c'è un obbligo da parte del genitore non solo di un mantenimento economico, ma anche di una, diciamo, di una vicinanza morale, perché i figli ovviamente non si mantengono solo a livello economico, ma anche a livello, si devono anche, certo, diciamo, mantenere, fra virgolette, a livello morale, quindi con insegnamenti, mandandoli a scuola e quant'altro. Io credo che qui sì, ci sia una contestazione sul fatto che lui sia, da quello che dicono, perché poi sarà tutto da valutare, apparso o riapparso dopo diverso tempo, perché il bambino non mi pare piccolissimo. Beh, è la cosa che colpisce, sei anni e mezzo. Colpisce subito, no? Cioè riapparire nel momento in cui scatta un processo. Costituendosi parte civile, cosa vuol dire per gli spettatori? Essendo ora, diciamo, partita la fase processuale, non più procedimentale, sono imputati le tre persone sottoposte a questo processo, e quindi hanno potuto fare la costituzione parte civile, che vuol dire chiedere un risarcimento del danno all'interno del processo penale, come se fosse una causa civile messa, certo, all'interno del processo per penale. Per noi è sempre molto difficile, siete d'accordo, amici che ci seguite soprattutto da casa, raccontarvi queste storie che sembrano nude e crude di fronte alla terribile vicenda di questo incidente, ma dobbiamo farlo, anche perché dobbiamo fare cronaca. Anche perché intorno al risarcimento, sì, diciamo, ci ruotano anche... E se ne è parlato in queste settimane? Se ne è parlato molto, anche perché ci sono stati da parte della difesa di Luana Coppini e del marito Daniele Faggi una serie di sollecitazioni, sì, anche nei confronti dell'assicurazione perché pagasse. E l'assicurazione poi ha stanziato, mi pare, poco più di 1 milione di euro, che sembrano tanti, in realtà però per una donna di 22 anni, insomma, nel fiore dell'età, probabilmente sono pochi. E l'assicurazione ora parla delle tabelle Milano, anche qui i legali sicuramente sanno di cosa si parla e ce lo potranno spiegare, dicono che è il massimale di questa tabella. L'agenzia che segue la famiglia D'Orazio, la GESI, ha accettato questo risarcimento solo come acconto, sì, ricordo, di quello che dovrebbe poi arrivare. Tutto questo probabilmente, anche qui credo gli avvocati saranno più precisi di me, può essere finalizzata al fatto che i tre imputati probabilmente, anche queste sono ipotesi naturalmente, ma potrebbero prendere strade processuali diverse, perché la Luana Coppini e il marito Faggi potrebbero chiedere il patteggiamento, mentre il tecnico pare intenzionato ad andare al dibattimento, perché probabilmente ha degli elementi. In tutti i casi, forse il patteggiamento potrebbe essere vincolato. Vi prego di inserirvi. Molte volte addirittura viene chiesto, no, per dare il consenso, il pubblico ministero titolare dell'incartamento chiede che vi sia la prova di un risarcimento. Ora è chiaro che questo braccio di ferro, è vero che 1 milione, poi questo discorso delle tabelle di Milano sono dei massimali, il Tribunale di Milano si applica per gli incidenti stradali, per omicidi a seguito di errori medici, chiaro che dovranno valutare, poi il giudice dovrà valutare la congruità a prescindere da quello che dice la parte richiedente. Allora, avvocato Bellagamba. Sì, no, questa impostazione del direttore mi pare convincente, anch'io che, diciamo, per vie informali ho saputo questo, cioè che mi pare che l'intenzione di fondo dei due principali imputati, cioè del titolare di fatto e di diritto dell'arditura, sia quella di patteggiare. Quindi hanno
chiesto anche il rinvio lungo sarebbe giustificato formalmente dall'impedimento di un difensore, ma in realtà sostanzialmente dalla necessità di arrivare ad un risarcimento più congruo per poter poi procedere al patteggiamento. Questa come impostazione, diciamo, difensiva, e certamente il risarcimento in questi casi, come in molti altri di reati colposi, è imprescindibile, per cui le sorti del patteggiamento dipendono inscindibilmente dalle sorti del risarcimento, perché nessun giudice ratificherebbe un patteggiamento se la parte civile non fosse soddisfatta. Ti chiedo che processi saranno, secondo te, difficili? Quindi se patteggiano, evidentemente il processo non lo fanno, si mettono d'accordo il pubblico ministero, previo risarcimento, concordano una pena e il giudice valuterà la congruità della pena, ritenendo che un fumus di responsabilità vi sia, perché altrimenti non potrebbe accordare il patteggiamento. Dall'altra parte il tecnico appunto cercherà di sfilarsi dalla responsabilità, perché a quel punto lo scenario è: il fatto sussiste, due hanno riconosciuto in parte, anche se poi diciamo tecnicamente non è una sentenza di condanna ma è equiparata a una sentenza di condanna, quindi hanno riconosciuto una responsabilità, per quanto un accertamento di merito non ci sia stato, io che ero concorrente ritengo che pur sussistendo il fatto non è mia responsabilità e quindi scelgo la strada del dibattimento. La scelta di una strada diversa mi fa pensare sia una presa di posizione, una presa di distanze anche da questi titolari. Potrebbe anche, ora qui io non conosco né le carte né ho parlato con i colleghi che faranno sicuramente le scelte a ragion veduta, potrebbe anche scegliere, se loro patteggiano, di fare per esempio un rito abbreviato, che è la scelta di un rito sulle carte, quindi sul fascicolo del pubblico ministero. Ecco, fra qualche istante il direttore Vanacci ci dovrà lasciare, però chiedo a lui, che ha il barometro quotidiano della comunità pratese in queste settimane, in questi mesi, come ha reagito e come sta reagendo ancora Prato a questa vicenda? Sta reagendo, abbiamo visto prima il servizio d'apertura, purtroppo il tema della sicurezza a Prato è un tema delicatissimo, basti ricordare alla tragedia del Teresa Moda, le 7 vittime bruciate nel capannone. Diciamo che forse fino all'anno scorso era sicurezza sul lavoro, veniva collegata al distretto cinese, alle aziende cinesi. È vero. Che è anche vero che i 600 casi di denunce per violazione sulla sicurezza sul lavoro, di cui faceva riferimento il procuratore Nicolosi, su queste 600 più di 400 sono in carico a titolari cinesi, quindi vuol dire che effettivamente lì c'è il problema. Però il morto, la morta in questo caso, c'è stato in un'azienda italiana, in un'azienda apparentemente con tutti i crismi, dove i lavoratori non vengono sfruttati, dove vengano fatte c'è una fiscalità regolare, dove gli orari vengano rispettati, e dove però anche qui un'azienda, la sicurezza, quindi, sul lavoro non ha appunto questo forse ha un po' tolto questa sorta di giustificazione dei pratesi, lo fanno i cinesi, noi non riguarda da noi. Allora io ringrazio il direttore per la sua cortesia, grazie a Claudio Vanacci, Notizie di Prato, ovviamente gli aggiornamenti anche su questo caso e tante notizie di cronaca tutti i giorni nel telegiornale in onda su Toscana TV. Grazie Claudio, grazie, buon lavoro. Grazie. Adesso facciamo un piccolo break, poi finiremo questo argomento e andremo a occuparci ancora di lavoro con questo caso che ci arriva dalla Maremma. Classico delle linee create da Luce Più. Luce Più, la luce, il design, la ricercatezza e la qualità di ogni articolo. Un mix di solidità e leggerezza nei temi naturali di grande impatto estetico. Lampadari, plafoniere, applique, lampade da terra e da tavolo, illuminazione da interno ed esterno, complementi d'arredo unici. Ti aspettiamo presso il nostro showroom di Figline Incisa Valdarno, aperto da lunedì al sabato e ogni prima domenica del mese. Abbiamo chiesto ad alcune persone come si trovano da Dental Factor. Ma ad esempio qua non ho mai aspettato. Devo dire che le cure e gli interventi relativi sono poco invasivi. Cosa ti piace di più? Che ci si possa andare tutti e sia da tutte le parti. Per tutto questo non serve un supereroe, ma specialisti e tecnologie all'avanguardia. Per noi dietro a ogni sorriso c'è sempre una persona.
di un miliardo di ricavi, con un utile netto di oltre 28 milioni di euro, le cifre del bilancio di Estra, con il gruppo che ha chiuso l'esercizio 2021 con la crescita di tutti gli indicatori economico-finanziari. Estra gode della fiducia del mercato. La Multiutility Energetica ha infatti collocato con successo il prestito obbligazionario di 80 milioni con il bond completamente sottoscritto da investitori istituzionali. Estra premia le classi ruggenti di ROAR, il concorso ambientale realizzato con Straligood, vinto quest'anno da Scuole di Macerata per le Marche, di Prato per la Toscana, di Bastia Umbra Perugia per l'Umbria. Estra A-Cup, il nuovo concorso digitale per associazioni sportive non professionistiche, ha premiato le società vincitrici delle 15 categorie. Alle società vincitrici 3.000 euro e materiale sportivo per gli atleti. È stato un anno indubbiamente difficile sul fronte degli incidenti mortali sul lavoro, anche in Toscana, soprattutto in Toscana, aggiungo io, perché c'è stata una lista infinita, ne parlavamo anche poco fa. Per concludere, ma non terminare definitivamente questo argomento, vorrei le ultime considerazioni della squadra di Giallo Toscana. Noi abbiamo parlato di cronaca, di processi, eccetera, resta però l'amarezza che si parla sempre e non si riesce a trovare la luce da questo tunnel verso la fine, è vero Filippo? Sì, come al solito, come spesso accade anche in altri settori, ciò che deve essere potenziato è la fase della prevenzione, perché il diritto penale interviene a cose fatte, è un momento diciamo di repressione ovviamente necessario ma non sufficiente, perché poi appunto reprimere un comportamento, sanzionarlo, tutto diciamo ciò che segue alla violazione di una regola, però evidentemente poi è ciò che interessa la prevenzione. Quindi mi colgo lo spunto dal servizio, perché si è potuto apprezzare il fatto che sia stata potenziata l'attività ispettiva, che ha una finalità preventiva, quindi le risorse, cioè l'impiego di uomini, di un numero maggiore di uomini per cercare di valorizzare, enfatizzare la fase preventiva, è senz'altro l'obiettivo, perché si parla anche di norme per la prevenzione di infortuni, così è la definizione giuridica, e questo è quello che si dovrebbe fare, perché, ripeto, il diritto penale è il finale e non la partenza. E poi, secondo me, cosa che è già prevista dalla normativa, sarebbe veramente fondamentale potenziare quello che ha detto Filippo, che è imprescindibile, quindi diciamo dare maggiori risorse e forze all'attività di prevenzione, ma anche, secondo me, la formazione è molto importante, cioè rendere sempre più il lavoratore primo soggetto responsabile della sua sicurezza, quindi tutti i mezzi di prevenzione individuale, scarpe, cappelli, stare attenti sempre a come si sale. Per esempio, mi viene in mente, seguì tanti anni fa un caso terribile di un operaio caduto da dei lavori che svolgeva in altezza e che era morto cadendo al suolo. Ecco, in questi casi fondamentale la prevenzione, è fondamentale però che anche il lavoratore sia il primo tutore non di se stesso. Non c'è dubbio. E ricordiamo anche in tempi in cui ci sono stati mesi terribili dal punto di vista dell'emergenza Covid. Assolutamente. Le regole ci sono state dovevano essere applicate, anche se ora fortemente attenuate, al 100%. Adesso restiamo su temi dedicati al lavoro, perché è arrivata una notizia in settimana che ha fatto un certo scalpore, soprattutto a livello nazionale, perché in un'inchiesta è stato scoperto che centinaia di braccianti venivano utilizzati al nero. Ecco che l'avvocato Belagamba prima parlava del problema serissimo del caporalato nelle campagne della Maremma. Vediamo i particolari nel servizio e poi entriamo a occuparci di questo argomento. Il 1° maggio è appena passato, ma già si torna a parlare di sfruttamento sul lavoro in Toscana. Con un'inchiesta nata nel luglio del 2019, infatti, la Guardia di Finanza di Piombino, coordinata dalla Procura di Livorno, ha portato alla luce un presunto giro di lavoro nero e sfruttamento. Nel mirino degli investigatori sono finite 3 aziende agricole della costa degli Etruschi, in Maremma, tra Livorno e Grosseto, che avrebbero impiegato centinaia di lavoratori, italiani e stranieri, in nero per 15-16 ore di media al giorno, con una paga di 2 euro e mezzo l'ora. Anche le ferie erano difficilmente concesse, non retribuite, spesso
oggetto di ricatto del licenziamento. Così sono scattati gli avvisi di garanzia per i tre imprenditori con accuse di reati che vanno dall'intermediazione illecita allo sfruttamento del lavoro. I tre imprenditori, spiegano le Fiamme Gialle in una nota, ricevuti gli avvisi di garanzia, hanno immediatamente proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative nel frattempo già contestate dalla Guardia di Finanza e dall'INPS, versando alle casse dell'erario circa 5.800.000 euro. E proprio dalle violazioni amministrative si deduce l'entità del fatto. Illeciti riscontrati in 854 rapporti di impiego, 571 maxi sanzioni per lavoratori completamente in nero e altre 283 per registrazioni errate sul libro unico del lavoro. Oltre, si legge, ad impiegare i braccianti senza contratto né copertura previdenziale e assicurativa, i titolari avrebbero inoltre costretto diversi di loro, per lo più stranieri, a vivere in affitto in un casolare abusivo sugli stessi terreni delle aziende agricole, in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza riscaldamento e allaccio alla rete idrica e senza acqua potabile, con il costo dell'affitto decurtato dalla paga. Le indagini infine hanno riguardato anche contributi ottenuti dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Sarebbero emerse numerose irregolarità che gli indagati avrebbero commesso simulando il possesso dei requisiti previsti. Insieme ad una quarta azienda agricola loro complice, infatti, gli imprenditori avrebbero prodotto finti contratti di affitto di terreni agricoli. Dal Fondo Europeo sarebbero arrivati circa 150.000 euro, usati poi impropriamente per pagare i braccianti, e da qui l'ulteriore denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea. Questa dunque è la fotografia della Maremma tracciata da Alessio Poggioni. Mi pare che i reati sono molteplici, avvocato Bellagamba. Sì, allora abbiamo il primo reato, quello più importante, di maggiore interesse direi, è quello cosiddetto di caporalato, cioè il fatto di reclutare o impiegare manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. È una norma particolare, è stata introdotta nel 2011, modificata nel 2016. È particolare perché? Perché il legislatore si lancia in un'attività che non gli è consueta, cioè quella di individuare degli indici probatori che potrebbero essere sintomatici dello sfruttamento, e cioè ci dice in quali condizioni, ovviamente non tassative ma esemplificative, può esservi uno sfruttamento, e fra le condizioni sono esattamente quelle che sono state richiamate nel servizio, cioè la paga molto bassa, l'orario di lavoro che è un orario defaticante che non prevede ferie eccetera, e le condizioni igienico-sanitarie o di alloggio, che sono condizioni diciamo quasi a livello di sfruttamento, cioè a quasi livello di schiavitù, tant'è vero che questa norma si interfaccia poi alla norma di riduzione schiavitù, che è ancora più grave. Quindi è una situazione questa che deve essere fortemente monitorata, perché poi si interfaccia, come dicevo prima, con quella sulla sicurezza, perché un altro indice sintomatico è lavorare non in condizioni di sicurezza, e quindi questo potrebbe portare sia al caporalato che a un infortunio sul lavoro. Sì. Avvocato Manzo. Tra l'altro, ecco, sono casi un pochino, mi ricorda, c'entra nulla come argomento, ma la normativa in materia di detenzione ai fini di spaccio, no? Gli indici dello spaccio nella detenzione della sostanza. E qui appunto il legislatore ci aiuta dando tutta una serie di elementi, che sono elementi che si ritrovano spesso, no, in queste situazioni. Di questa situazione qua, perché anche il discorso degli alloggi non a norma, senza tutele, senza l'acqua potabile addirittura, mi pare di aver sentito condizioni terribili, di schiavitù, ha detto, di schiavitù, paghe orarie corrispondenti a circa 2,50 euro l'ora per lavorare sotto il sole nei campi. Insomma, fa veramente venire i brividi. Di questa storia, perché ne capita, no? La contestazione del 603 bis sta diventando più frequente, soprattutto con la riforma del 2016 che l'ha resa un pochino più facile da contestare, però quello che spaventa e che impressiona in questo caso sono i numeri. Sì. I numeri, perché si parla non di qualche operaio, ma anche, come emerge dal pagamento delle sanzioni che le aziende hanno fatto subito, di 5.800.000, si parla di centinaia di persone. Ecco, la mia domanda, e ve la giro da cronista, è come nessuno se ne sia accorto per lungo tempo, perché centinaia di persone che si muovono in un certo modo peraltro, fanno Vittorio, scalpore, no? Peraltro, Vittorio, poi lascio la parola a Filippo. Da quello che emerge nei servizi, venivano, questo è durato alcuni anni, venivano trasportati tutti questi poveri operai stranieri italiani su dei camion, quelli che usano per portare il bestiame, quelli che vediamo delle volte in autostrada, poverini con gli animali dentro e con queste sbarre. Se mi posso permettere, Massimiliano, la mia generazione, quando eravamo 16-17 anni,
quando si andava a vendemmiare, ma era un aspetto un po' più goliardico. Vedo l'avvocato per la gamba che sorride e assente, è vero? No, no, perché in effetti sembra un po' un film, no? Di quei paesi un po' sottosviluppati che hanno questi mezzi di trasporto di fortuna con persone che stanno dentro, ovviamente violando qualsiasi tipo di regola, sia di sicurezza e di igiene e di altri profili. E qui certamente appunto non si sa come non si siano accorti, però ora che se ne sono accorti direi che l'attenzione deve essere massima, anche perché in effetti è un reato che diciamo rispetto al quale un fatto rispetto al quale il legislatore si è svegliato un po' in ritardo, probabilmente perché c'è un'altra norma che è la riduzione in schiavitù, che però è diciamo ancora più severamente punita e le cui condizioni sono ancora di maggior degrado del soggetto che la subisce, potendo bene essere anche un lavoratore. Non è detto che lo schiavo sia soggetto diverso da chi lavora. Quindi diciamo è una fattispecie che trova applicazione non soltanto, è vero, nei confronti dei cinesi, però certamente i cinesi su questi profili diciamo non eccello. No? Ecco, sì, diciamo... Scusami Massimo, prego subito la parola. Volevo fare una precisazione o perlomeno un'aggiunta a quello di cui parlavamo poco fa. Per esempio a Prato, e citavamo la vicenda di Teresa Moda e quindi dei morti cinesi eccetera, all'interno di queste aziende, di questi capannoni, c'erano dei veri e propri dormitori in cui praticamente si usciva dalla branda, si andava al lavoro, si tornava in branda per poche ore. Adesso questo scenario è un po' cambiato, perché adesso è successo questo, che vengono presi in affitto degli appartamenti vicino a questi capannoni e in pochissimi metri quadri dormono 15-20 persone simultaneamente. Era per far capire lo scenario. Prego. Diciamo, Vittorio, che probabilmente sulle aziende produttive, quindi industrie, manifatturiere, queste... forse sì, si può parlare, però secondo me bisogna essere un po' più trasversali, nel senso che invece queste problematiche di caporalato, l'etnia cinese mi sembra che c'entri sempre molto poco. Poco assolutamente. Quindi ecco, direi che dobbiamo essere molto più ampi e proteggere molto. Mi interessa di questo caso qui capire, quando verranno sentiti i vari lavoratori, come sia possibile che nessuno abbia visto, per esempio, trasportare su questi camion aperti gli operai, no? Perché... uno dice non ho fatto caso se erano 3 o 4, ma qui si parla di centinaia di persone. Venivano trasportate avanti e indietro, immagino dal luogo di lavoro, ecco, con tutte le ovvie conseguenze, diceva prima Filippo, perché quindi anche a livello sia sanitario, ma anche a livello di rischi, no? Siamo nel 2022, ma del caporalato si continua a parlare e ascoltare servizi in tutta Italia, è vero Filippo? Purtroppo. Purtroppo, infatti dicevo, è un fenomeno che va monitorato, proprio perché è un fenomeno davvero che dovrebbe essere, non dovrebbe mai esserci stato, ma se dobbiamo prenderne atto dovrebbe essere un fenomeno di altri tempi, ecco, che nel 2022 ancora ci si confronti con comportamenti che davvero sono rudimentali, è straordinariamente negativo. Allora, ultimo break pubblicitario a Giallo Toscana, poi chiuderemo questo caso e andremo a occuparci del processo d'appello bis sulla strage di Viareggio. A fra poco. MDT Lavanderia Industriale al servizio di ristoranti, strutture ricettive, bed and breakfast, grandi alberghi, con servizio di noleggio biancheria, consegna e ritiro a domicilio e sistema elettronico di conteggio capi. MDT, la soluzione pratica, economica, puntuale. A Foiano della Chiana, 0575 648943. Vuoi efficientare la tua casa risparmiando fino al 65%? Affidati a Credav Italia, che grazie ai nuovi incentivi ti riconoscerà uno sconto immediato in fattura fino al 65%, ed il resto lo pagherai ad interessi zero su caldaie, stufe a pellet, climatizzatori, infissi, fotovoltaico, pergole e tende. Chiamaci al numero 800 625 122.
Quest'anno fai come me, devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio La Pira di Prato, che gestisce dal 1984 i servizi di mensa e dormitorio per le persone povere. Devolvi il tuo 5 per 1000 all'Associazione Giorgio La Pira. Puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà concreta. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive. Dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Allora, torniamo ancora al caso di questi centinaia di braccianti al nero in Maremma. La domanda tecnica che faccio sempre, l'avvocato Bellagamba se l'aspettava, che cosa rischiano queste aziende, Filippo? Allora, hai detto bene queste aziende, perché in realtà il reato di cui si sta parlando, unitamente all'altro, che è la truffa aggravata, perché poi c'è un profilo anche patrimoniale di aver, mal ottenuto, quindi indebitamente ottenuto dei finanziamenti dal Fondo Europeo dell'Agricoltura e quindi truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea. E questi due reati sono due reati che portano alla responsabilità della società, non solo delle persone fisiche. La responsabilità non solo dei singoli individui. Non solo dei singoli individui, che sono i primi ovviamente i diretti interessati, perché il reato viene commesso da una persona in carne e ossa, ma traslano la responsabilità anche all'ente, il che sappiamo c'è una normativa molto nota col nome del decreto legislativo 231 che tutela. Comportamenti sociali tali da essere in violazione di norme e quindi di un principio di legalità che deve riguardare anche l'organizzazione della società, non soltanto gli individui. E quindi il processo può essere duplice, può essere appunto alle persone fisiche e alla società, di solito sono processi simultanei, cioè che vanno di pari passo, cioè nello stesso procedimento si processa sia gli uni che gli altri e qui le pene sono piuttosto elevate, poi ci sono delle aggravanti, ora bisogna vedere se c'è violenza o minaccia, perché se c'è la violenza o minaccia la pena addirittura si eleva fino a 8 anni e quindi la situazione è piuttosto complessa da un punto di vista di coloro che dovranno subire questo procedimento e anche preoccupante sotto il profilo patrimoniale, perché ovviamente la società si difende nella sostanza avendo un modello organizzativo. Ora sarebbe complicato capire che cos'è, ma se non c'è il modello organizzativo ci sono sanzioni pecuniarie molto significative che potrebbero anche mettere in ginocchio le società medesime. E anche in un caso del genere, se c'è il modello organizzativo, direi per la tipologia di reati e soprattutto per la dimensione e la reiterazione dei reati, rischiano delle sanzioni pecuniarie talmente alte che non credo li spaventeranno. Spaventeranno le società quasi quanto anche le sanzioni penali. Allora, l'ultimo caso a giallo Toscana, prosegue il processo d'appello bis sulla strage di Viareggio, è stata l'udienza dedicata alle richieste delle parti civili. Il servizio. Giorno delle parti civili al processo di appello bis a Firenze per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009 che causò 32 morti, numerosi feriti e ingenti danni materiali a causa degli incendi seguiti al deragliamento di un treno merci di cui esplose un vagone con gas GPL.
Sono stati chiesti risarcimenti per i gravissimi danni polmonari subiti dalla respirazione dei fumi sprigionati dall'incendio. 350.000 euro per un uomo e una donna che abitavano vicino alla ferrovia. Per alcuni giorni respirarono passivamente i fumi. Il legale ha evidenziato che negli anni successivi hanno sviluppato patologie del tipo sarcoidosi polmonare con anomale eruzioni cutanee e percorritrici di evoluzioni tumorali. Anche altri abitanti nella stessa zona di Viareggio, vicino ai binari, avrebbero sviluppato una simile patologia polmonare. Un'altra parte civile ha chiesto un minimo di 130.000 euro di provvisionale subito esecutiva per i genitori di un 21enne marocchino che si ferì nella fuga dalle fiamme che investirono via Ponchielli. Dall'Empolese era venuto sulla costa a cercare un lavoro da stagionale nel turismo. Lo dettero per disperso per 3 giorni finché non fu trovato ancora sotto shock nella pineta della Darsena di Viareggio. Tra le lesioni subite, oltre a un trauma, un ginocchio e traumi psichici, il legale ha evidenziato quelle subite ai polmoni per i fumi di gas GPL incendiato in aria, che anche lui respirò. Il 21enne morì l'anno dopo in un incidente stradale sulla Fipilì mentre era in motorino e andava proprio nello studio dell'avvocato. Tra gli imputati non c'era oggi l'ingegner Mauro Moretti, già ai vertici di Ferrovie dello Stato, mentre invece era presente Michele Mario Elia, ex AD di Rete Ferroviaria Italiana. Per loro la Regione Toscana, che si è costituita parte civile, ha chiesto che siano sanzionati nel processo di appello bis anche per la velocità alta del treno deragliato. Più di un avvocato oggi ha evidenziato che se il treno fosse andato alla velocità prevista di 60 km all'ora il disastro non sarebbe avvenuto. La misura della riduzione della velocità a 60 km era già ampiamente disponibile al patrimonio di conoscenze di RFI come misura di cautela idonea ed efficiente a scongiurare le conseguenze potenzialmente catastrofiche. Ha evidenziato il legale della regione. Allora, queste le richieste della parte civile. L'avvocato Belagamba si è parlato anche di conseguenze dopo la tragedia, danni irreparabili spesso alle persone, a una persona addirittura deceduta in un incidente stradale. Insomma, si è tratteggiato tutto lo scenario, è vero? Sì, quindi qui abbiamo due profili, quelle le conseguenze patrimoniali derivanti anche da danni alla salute che sono direttamente collegate all'incendio e quindi all'evento ultimo dovuto alla violazione di norme cautelari, e poi l'altro aspetto, come dicevamo, che è ancora oggetto di accertamento nel merito, cioè la velocità, quindi valutare se effettivamente dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che ha rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione di questo profilo, se esista o meno anche questo ulteriore profilo di colpa che si aggiungerebbe agli altri già accertati in via definitiva e che quindi inciderebbe sul primo profilo, cioè sulle conseguenze patrimoniali, per cui se la violazione è più grave certamente la pretesa risarcitoria aumenta. E questo è un altro aspetto su cui le parti civili si sono intrattenute, cercando appunto di evidenziare che la velocità di 60 km/h avrebbe impedito l'evento così come si è poi verificato. Vittorio, poi questa, ora faccio un parallelo che c'entra poco, ma che mi riporta indietro nel tempo a quando si era ragazzi. È un pochino come nel caso di Chernobyl, cioè una tragedia così ha delle conseguenze come quella di Viareggio e come quella purtroppo della centrale nucleare. Anche successive. Ecco, ha delle conseguenze che sono alcune immediate, quindi la distruzione di palazzi, la morte di così tante persone per una cosa così drammatica e assurda, però poi ci sono anche delle conseguenze che nel breve e lungo periodo emergono, come per esempio queste problematiche polmonari, altre persone che hanno avuto altre forme di malattie, soprattutto immagino respiratorie, chi è rimasto magari gravemente ustionato. Ecco, chi è rimasto sfregiato per tutta la vita. Però ecco, ora al netto di questo giovane, io non conosco la vicenda, che poi purtroppo aveva avuto questa lesione polmonare, stava andando all'avvocato e morto in motorino, e non ci vedo un collegamento, perché ovviamente è una morte a seguito di un incidente stradale che farà un percorso totalmente diverso, però immagino che questa tragedia anche a livello ecologico abbia portato sicuramente a danni successivi e quindi giusto che vengano ricostruiti. Ecco, una domanda tecnica che ci hanno posto dei telespettatori, Filippo, ma che per voi è sicuramente molto banale. In un processo in cui si richiedono delle pene, si può diversificare le richieste della pubblica accusa rispetto anche a quelle delle parti civili?
La parte civile non può chiedere una pena. Ecco, spieghiamo, è una domanda banalissima. L'aspetto sanzionatorio pubblico è totalmente nelle mani del pubblico ministero, perché è il titolare dell'azione penale ed è colui che propone le richieste di sanzione, perché è rappresentante dello Stato e si rivolge a altro rappresentante dello Stato che è il giudice. Diversamente la parte civile, ovviamente le pretese della parte civile postulano una sentenza di condanna, quindi la parte civile si associa alle richieste del pubblico ministero in ordine di pena e poi avanza le proprie sotto profilo patrimoniale. Ovviamente, come si è detto, patrimoniale che deve essere correlato causalmente al fatto di reato, per cui qui ci sarà necessità anche di provare un nesso di causalità fra l'esposizione al fumo e la conseguente malattia che io denuncio aver subito a seguito, diciamo, di questa esposizione. Quindi la parte civile si chiama parte civile perché chiede nel processo penale il risarcimento del danno e poi ovviamente si associa a quello che chiede il pubblico ministero come pena, ma non ha un'autonoma possibilità di chiedere una pena. Avvocato Manzi. Sì, sono più richieste appunto esercitori, si associa alla richiesta di condanna del pubblico ministero e ha tutto l'interesse alla ricostruzione sia della dinamica, perché poi quella della velocità incide, no? Ci sono i due profili, sia della manutenzione, quindi è ma ovviamente una velocità più contenuta. Addirittura ho letto degli estratti della discussione di non mi ricordo quale parte civile, dove si diceva che una velocità più insomma ridotta, si parlava di 60-61 km orari, avrebbe addirittura 60 km orari. Sì, infatti, una sessantina di km orari avrebbe addirittura potuto evitare una tragedia di queste dimensioni, che è allucinante, che insomma ricorda con modalità totalmente diverse anche quella della Costa Concordia, insomma di una tragedia che è dovuta a una manovra. Oppure, qua, per esempio, e lì c'è un altro giallo, la tragedia del Moby Prince nel porto di Livorno, insomma, ecco. Assolutamente. Ecco, questo processo sarà abbastanza veloce, vero? Sì, è stato piuttosto lungo fino adesso, quindi direi che adesso mi pare che ci sia un'udienza dedicata alle richieste dei difensori, alla discussione finale dei difensori, e poi si ritireranno in Camera di Consiglio per valutare appunto la sussistenza di questo ulteriore profilo di colpa correlata al reato, che non è prescritto, di disastro ferroviario. Bene, noi siamo arrivati in conclusione del nostro giallo Toscana. Io ringrazio l'avvocato Filippo Belagamba. Grazie a voi, alla prossima. Grazie all'avvocato Massimiliano Manzi. Buona serata Vittorio, buona serata a tutti. Grazie. Giallo Toscana si aggiorna insieme a voi, come di consueto, alla prossima settimana, alla stessa ora. Arrivederci.